Ciao patatine, buongiorno. Oggi è venerdì, 18 agosto. Sì, mi giro perché ho incalentato. Oggi è venerdì 18 agosto. E io, anche se questo video non lo dovrei girare perché non ci secca completamente niente con il mio canale, ma il mio canale, lo sapete chi mi segue già da tempo, che non ha una replica una replica ben prefinita, diciamo. Non è che dico è un canale solo di make up, un canale solo di cucina, no. Faccio un misto di video. E appunto questo video non lo dovrei girare, essendo una trentenne e non tanto più a scuola, ma comunque sono una gatto pazza, cioè che significa? Sono una gatto pazza, cioè che amo le cose di cattoleria. Allora, il primo è questo astuccio pelo rosso. Comprato dai cinesi, pagato 1,50 euro. Ma mi sa che qui io ho chiappato la fregatura più grande che potevo mai prendere, perché all'interno è già così tutto sporco. Comunque me ne sono accorta troppo tardi, fa niente, pancienza. Poi allora ho comprato queste penne qui della non la riesco a pronunciare, ma comunque ve la faccio vedere. Questa qui, se blu che nera. E ha la punta così, ma non è che mi piacciono come penne, che mi trovo quasi bene a impugnarla, ma la l'inchiostro non mi piace com'è, perché è troppo la blu in chiaro, pure la nera non è che è un colore ben forte. Poi queste due pic che già le tenevo, già le tenevo queste due, una blu e una rossa. In più mi sono andata a comprare una blu e la nera, un'altra blu e la nera mi sono andata a comprare. Perché se devo scrivere qualcosa o sull'ancetta o come si cosa, non faccio caso ai colori. L'importante è che io la riesco a mantenere ben pugnata in mano. E mi sono messa la blu e la nera di nuovo. Poi della Stabilo, che è una marca che mi piace tantissimo, veramente è una marca che mi piace tantissimo. Ci avete visto nel video precedente, ho l'altro, queste due penne della Stabilo, questa qua Neo e questa qua normale, Point 88, che hanno questa punta sottilissima, ma è bellissima. Già l'avete visto, sia una che un'altra.
Sempre della famiglia Stapilon. Queste tre penne qua. Sempre della Stapilon. Con l'appuntamento a Point Tablet, come si è scritto qui. Comunque, ho fatto il grandissimo errore, tra virgolette, prendere, perché sento un po' troppo ciccione per mantenerla e un po' pesantella da sostenerla, soprattutto per esempio come io scrivo il carottiario, per mantenerla, per scrivere tutte le mie sensazioni, è un po', poi non ha un tratto predefinito con il colore antifrontale pic, perché le pic, se la blu che la nera, hanno un tratto di colore predefinito. Questa metto ce l'ha, poi come andasse a mancare se la blu, che la nera non tanto diciamo, ma la blu me lo fa proprio tantissimo, che mentre sto scrivendo all'improvviso, ma come mancasse l'inchiostro, e a me questo non mi è mai piaciuto dalle elementari. Sempre le penne che scrivevano un pen compatte, che avevano il chiosso ben definito e che non mancasse mai il chiostro, come fa questa. Infatti un'altra cosa che non ho mai sopportato sono le penne cancellabili. Le penne cancellabili io non le ho mai sopportate, mai. Comunque, questa qua l'ho presa al Conat, la conversione T3 blu rosso e nera, così pagate 4,99 a Conat, perché stavano le offerte, pagate 4,99. Questo è stato un errore che non lo dovrò mai più fare i capitare. E ora, dopo fatto vedere le Stapilon queste, passiamo a Stapilon Point 88. Questa è una conversione di 10, pagata sempre 4,99 sempre a Conat, è la conversione da 10. Allora, ci sta questo che è nero, questo che è nero, ci sta giallo, viola, rosso, ci sono questi due vetti, uno più chiaro e uno più scuro, ci sta la blu, questo marrone, e infine questa fucus, che io già ce l'avevo,
l'arancione, questo qua non male, no? L'arancione, ma non è neo, è il classico arancione della Stabilo. Poi mi sono presa sempre tra i cinesi. Non avevano i evidenziatori della Stabilo e mi sono preso tratto video che io quando andavo a scuola di questi qua me ne innamorai e mi trovo bene. Non riesco nemmeno a parlare. Mi piace, me li sono presi ogni tanto, per esempio, viene mio nipote, oppure voglio sottolineare e evidenziare qualcosa sul Cartier, lo faccio, ce l'ho e li faccio. E ho preso sei colorazioni, diciamo le classiche sono 1, 2, 3 e 4. Queste qua sono le classiche, infatti, che vedo che mentono molto di più il fucsia, il verde, il cialle e l'arancione. Questo vedo che mentono molto di più queste quattro colorazioni, che sono le più classiche. E in più io mi sono messi viola e il celeste e mi trovo molto bene. Non passano all'altra parte del foglio, non si nota, e mi piacciono tantissimo i tratto video. Questo era tutto quello che mi sono comprata, e anche se non vado a scuola, ma amo queste cose di cartoleria, e avevo piacere averli vedere. Noi ci vediamo in un prossimo video. Un bacio e al prossimo video. Ciao!